Ciao a tutti, io e Piccettino siamo qui a presentarvi il nuovo Maxi e a dare il benvenuto al nuovo copertinista dell'Allboy. Chi è il nuovo copertinista dell'Allboy? Ormai lo sapete tutti, è Andrea Accardi. Ed eccolo qui. Debutta non nel migliore dei modi, secondo me. Nonostante tutto quello che Recchioni scriva nel suo editoriale, quindi dicendo che a Tiziano Sclavi piacciono i fumetti che sembrano fumetti, quelli con i colori piatti, il segno di Chinaforte, quelli che con i colori che nel processo di stampa diventano retini, quelli che si non vergognano di essere quello che è, eccetera, eccetera, vi lascio leggerlo. Purtroppo Accardi non convince. Non convince, almeno non mi convince, mettetela così, perché i colori piatti, che casualmente è proprio la prima cosa che ci dice Recchioni, sono troppo piatti. Cioè, guardatelo, sembra veramente spalmato sul disegno, non mi piacciono, cioè colori che non mi piacciono, non danno un bel effetto e Dylan sembrano European manga. E Accardi non è questo, cioè Accardi, sfogliatevi Chambara, il volume bellissimo della Bao che raccoglie le due storie, apparsene le storie, scritte da Recchioni e a tema samurai, e vi rendete conto di che cosa può fare Accardi, che secondo me è un po' meglio di questa roba qui, decisamente. Non che sia brutto, però dà l'idea di una pubblicazione European manga, molto teenagers, molto usa e getta forse anche a un certo punto di vista. E non è Dylan, cioè, ok, è una brutta espressione, però non è Dylan, cioè, non lo so. Non lo associo a Dylan Dog, questa copertina mi sembra più una fan art dedicata a Dylan che una copertina di un Dylan Dog, soprattutto All Boy, quindi con lo spirito più vecchio di Dylan al suo interno. Mi spiace, il debutto non è col botto, no, decisamente no. Ma veniamo al contenuto, è un balenottero di tre storie. La prima storia, il sorriso dell'assassino. Gualdoni ai testi, Piccato, Riccio e Sant'Aniello ai disegni. I disegni di Piccato sono di Piccato, cioè è difficilissimo non riconoscere il suo tratto, il suo dire. Un dire di Piccato è sempre riconoscibile, cioè Piccato lo becchi ad occhio. Con i suoi assistenti direi che fa un ottimo lavoro. È tutto molto bianco-nero, tutto molto graffiato. Poi non so perché, ma ragazzi, a me piacciono troppo le donne che mi ha piccato. Non chiedermi perché, ma a me fanno impazzire. Quindi vi dico la verità: è una storia che graficamente va benissimo. C'è anche del bello splatter. Già quando vi dicono, faccio vedere questa bella scena vecchio stile splatterosa, anche se con i suoi bei neri che coprono, però decisamente Piccato e Company fanno un bellissimo lavoro. Quindi, a livello di grafica, la storia c'è. A livello di storia, Gualdoni gioca un po' con noi, gioca su una figura che realmente fa un po' paura a tutti, ovvero il dentista. Secondo me, personalmente, per fare il dentista, un briciolino di sadismo ce lo devi avere, eh? Però, cambiando discorso, vedendo la storia in sé, Dylan si trova coinvolto, suo malgrado, fondamentalmente, ad indagare. E si trova coinvolto perché accompagna Block da dentista. Abbiamo scoperto il dentista di Block. Da qui in avanti, vabbè, c'è tutta un'escalation di cui non voglio andare a parlare, in cui c'è un assassino che fa determinate cose, visto che ammazza la gente, se non era un assassino, e ci porta a continuare questa indagine. Indagine che effettivamente ha un suo senso, ha un suo scorrere, ha un finale un po' che non ho capito se voleva essere ironico o se voleva essere non so, non mi ha convinto fino in fondo il finale. È carino, è interessante, non mi piace un piccolo dettaglio di buttare dentro un personaggio mai visto prima a pagina 95, che servirà a fare determinate cose. Non lo so, decisamente una storia che luci e ombre, soprattutto sul finale. Però scorre, cioè la leggete, arrivate in fondo, capite tutto, non c'è nessun problema, nessun inceppo, va via dritta.
Sta a voi vedere se il finale vi piace o meno, se quello che viene fatto in fondo rappresenta un po' un qualcosa che per voi ha un senso o se è una buona, passatemi il termine, paraculata. E soprattutto il coinvolgimento particolare di determinate cose, ma non voglio dirvelo perché andrei a spoilerare. Comunque la prima storia è promossa con riserva. La seconda storia, è una delle famose barra fantomatiche ergastolane. Esistono storie di Dylan che sono chiuse in un cassetto, pronte, sceneggiate e disegnate. All'epoca non si reputavano pubblicabili. Il perché, il per come, non lo so e non spetta a me sapere se ha un senso o meno. Quello che posso dirvi è che qui ne abbiamo una ed è una Chiaverotti ai testi, sì, Chiaverotti, proprio lui, e Gabriele Pennacchioli ai disegni. Allora, Gabriele Pennacchioli ai disegni è una cosa un po' particolare perché i disegni sono old style, molto old style, semplici, non semplicistici, ma molto semplici. Vede anche Grucio, è un bianco nero purissimo, totalmente puro, non ci sono cose diverse, bianco nero purissimo ed è molto chiaro il disegno, molto molto lineare, proprio perché vedete le espressioni sono tratteggiate così con una linea, i capelli sono dei blocchi neri con un po' di bianco, ecco, è un qualcosa che vi porta indietro di tanto, vi porta molto indietro, per certi versi sfogliandolo vi sembra stare su Diabolic. Vedete, anche Dylan è riconoscibilissimo, ma molto semplice. Sono disegni semplici e di un certo impatto, devo essere sincero, perché comunque riescono a dare un... Ecco, diciamo che questi, con questa scritta Old Boy, sono la cosa più centrata in assoluto. Cioè, proprio danno un senso di old. Ma non di old fatto male. Di vecchio stile. Di altri tempi, ecco. Probabilmente, se leggete l'Old Boy... Mi piace questo genere di cose, quindi secondo me questo Pennacchioli ripescato qui non può che essere un valore aggiunto alla storia. Se invece siete tra coloro che leggono Dylan a tutto tondo e cercano qualcosa in più, qui c'è un'atmosfera molto retro nei disegni, potrebbe non soddisfare tutti. A me personalmente è piaciuta, proprio perché da questo collegamento all'Old Boy, forse perché è una storia old, non lo so. Però a me personalmente è piaciuta, mi ha fatto respirare per un po' l'aria storina in casa Bonelli, ecco, mettiamola così. Pur proprio perché mi sembra molto geniale Diabolic vecchio stile, mi piacciono molto, devo essere sincero. E poi vabbè, scusatemi, ma queste due espressioni di Grucio sono fantastiche. Ma veniamo alla storia vera e propria. Tanto è old style, semplice il disegno, tanto la storia è psicotica. Cioè Chiaverotti si diverte a giocare con una specie di reincarnazione. La nostra povera Sophie, che è la cliente di Dina, sarà praticamente minacciata, e non solo, da Simone. Simone però è morto qualche anno fa. Chi è che la minaccia davvero? Ma soprattutto c'è anche la potenza, cioè si vanno a vedere scene molto pesanti, donne nude frustate, la nostra amica Sophie che viene allegramente stuprata più di una volta. Insomma, è un qualcosa che concettualmente è molto più pesante di cose che abbiamo visto nei tempi recenti, è un qualcosa di più carnale, è un album molto 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 carnale, molto viscerale e molto strano per certi versi, soprattutto quando arriverete nel finale. Perché anche nel finale ci sarà un po' di giochicchiamento di Dylan, anche Dylan giocherà sulla cosa. Dico solo che però l'ultima tavola vi lascerà abbastanza basiti e in un certo senso non ci manca il controfinale chiaverottiano, che sarà stavolta racchiuso tutto nell'ultima tavola con Dylan compreso. Insomma, Chiaverotti gioca con la carnalità e con la psicopatia, creando un'atmosfera abbastanza malsana, devo essere certo. Malsano è un po' la cosa che mi sembra di poter dire di questa storia. Malsana è un po' perversa. È un bene, sì, è un bene. Posso intuire
perché all'epoca non fu considerata pubblicabile. Posso solo intuirlo da alcune scene, da come vengono proposte e anche dalla soluzione finale, che è molto molto strana. Però è anche vero che il mondo è andato avanti, come diceva Stephen King, e quindi oggi, magari con le dovute pulizie, con le dovute smussate d'angolo, perché ricordiamo, Dylan non è dell'edizione Inchiostro, Dylan è della Sergio Bonelli Editore, due. Non posso pubblicare Cannibal Family qua dentro, però devo essere sincero, sono molto contento che sia stata ripescata. Perciò la seconda storia è, secondo me, il vero valore aggiunto, il vero motore di acquisto di questo album. Lo so che è brutto dirlo così, perché non vi ho ancora detto nulla sulla terza storia, però Chiaverotti e Pennacchioli, perfetti e promossi. La terza storia sono Giancarlo Marzano, scusate, e Fernando Caretta, che ci portano a scoprire quanto le marionette possano essere pericolose. Dylan ha una nuova fidanzata che sta in questo parco, sai, in questo parco dei divertimenti, come artisti di strada, anzi come vengono definiti busker, artisti di strada. Dylan ha questa fidanzata molto carina che interpreta Bloody Mary in questo parco. Parco nel quale compaiono delle marionette. Un teatrino delle marionette che è un bel teatrino quasi splatter delle marionette. È un teatrino abbastanza granghignolesco che all'inizio non sembra dare particolari problemi. Poi pian piano arrivano dei delitti, Dylan indagherà e si troverà a sua volta marionettato. Non vi spiego altro, anche se in un certo senso quello che posso dirvi è che questa è una storia di amore. Una storia di amore molto particolare. Il Marzano, secondo me, a volte ci esagera un po' troppo con il... soprattutto nella soluzione finale, quando arriviamo già da pagina 250-251, quindi a metà, l'ultimo terzo dell'albo abbondante, già siamo nell'ottica tra lo spiegone e il forzato. Ora non voglio dire, ma certi passaggi sono veramente binari diretti sulla storia che picchiano in maniera un po' troppo diretta, ecco, mettiamola così. I disegni sono gradevoli, molto gradevoli, anche se alcune volte devo ammettere che a me Dylan non ha convinto fino in fondo. Cioè, non sempre Dylan mi è piaciuto, come in questo caso Dylan non mi piace molto, è un po' stato quasi smunto. Ecco, vedete, poi ci sono alcune scene in cui sembra veramente fotocopiato. Anche qui, per dire, non mi piace molto, sembra un po' col capoccione di capelli, non so, non sempre l'ho visto brillante Dylan, mentre il resto ci sta. Anche se alcune volte ha delle espressioni un po' artistiche, eccole qui. Quindi Caretta è promosso ma con riserva, cioè la parte delle marionette, la parte degli omicidi è molto bella, proprio il volto di Dylan che a volte non mi convince fino in fondo. Quindi, riassumendo, cosa posso dirvi su questo maxi? È un maxi discreto, è un maxi, è un All Boy che per una volta davvero merita la scritta All Boy per la storia centrale ripescata dagli archivi Monelli, e è la perla delle tre. Una storia discreta con un finale che non so se vi piacerà fino in fondo, se lo troverete simpatico o meno, che è la prima. È una storia molto su binari, una storia d'amore molto classica, devo essere sincero, molto diretta, discretamente disegnata, quindi non lo so. Sinceramente sono, quant'è, scusa, 6,50 euro. Da leggere ce n'è tanto, di qualità qualcosa, devo essere sincero, forse... un po' disomogenee le storie in questo caso, cioè forse un po' mischiate, non vedo un senso così netto. Secondo me merita, perché vabbè, è pur nei suoi punti che non mi sono piaciuti, comunque è il debutto di un copertinista nuovo inedito, una storia ripescata e due medie, insomma, diciamocela, 6,50 euro non sono una passeggiata come prezzo. Forse vi direi, se proprio le avete, sì, se siete fan di Dylan Dog assolutamente, se leggete solo l'All Boy
cosa ve lo dico a fare? L'avete già comprato. Se invece siete a finanze un po' più ridotte o avete da valutare altre cose, beh, forse è il caso che valutate bene l'acquisto, perché potrebbe essere qualcosa da ripescare in futuro, ma magari non subito. Ci sono altre cose, e poi vi ricordo che siamo in periodo di fiere a Milano, eccetera, quindi magari vi scappa l'acquisto lì di altre cose, ma non lo so, non vi consiglio subito subito l'acquisto, a meno che, ripeto, non siate fan di Dylan al 100%, lettori dell'Oldboy o fan di uno o più degli autori coinvolti in maniera particolare. Perciò 6,50€, a voi la scelta, io l'ho già fatta, ce l'ho qui. Voi decidete come il portafoglio vi consente di fare. Ciao ciao, baci e abbracci e buona lettura. Ciao.